Salve a tutti, io sono Ale Modolo, sono l'attuale presidente di PNLUG, Pordenone Linux User Group. Siamo un'associazione di promozione sociale, esistiamo legalmente dal 2012 e attualmente contiamo un po' più di un centinaio di iscritti. Fra questi iscritti oggi vorrei presentarvi due persone illustri. Due soci, entrambi abbastanza recenti. Uno con una bio molto lunga e io non so mai come presentarlo. E lui è un professore di informatica giuridica, ha una cattedra all'Università di Milano, è un podcaster molto interessante, fa mille altre cose. Oggi lo presentiamo come professore di informatica giuridica e socio PNLUG, Giovanni Ziccardi. E l'altro relatore, con una bio un po' più piccola anche perché più giovane, è Davide Maria Piccinato, è il nostro informatico. E se devo darvi una sua qualità, la sua bio, è un informatico che quando parla si capisce quello che dice. Quindi è un requisito molto molto importante a chi vuole fare divulgazione. Per questo quindi vi rimando, questo è il sesto incontro della serie sugli smartphone da liberare, della serie Smartphone Liberi, e vi rimando alle playlist che vedrete qui sotto in descrizione. Abbiamo una playlist su Peertube, piattaforma libera che vi consigliamo, in alternativa se non ce la fate proprio trovate anche la playlist su YouTube. E quindi alcune delle cose, soprattutto dal lato tecnico, che vi spiegherà in maniera abbastanza veloce questa sera Davide, le troverete spiegate in maniera molto più dettagliata nei precedenti 5 incontri, quindi vi rimando a quelli. E mentre Giovanni oggi, dal punto di vista legale, ci spiegherà un pochino cosa fa lo smartphone, cosa potrebbe e cosa non dovrebbe fare. E parliamo di smartphone, ma dal punto di vista tecnico vi diciamo subito che parleremo della piattaforma Android che noi conosciamo meglio. E tra noi informatici o noi appassionati di software libero, la galassia iPhone Apple è meno utilizzata perché è un po' più complicata da gestire e da liberare, quindi preferiamo non parlare di cose che conosciamo poco. Quindi tecnicamente parleremo della galassia Android. Legalmente la cosa ovviamente varrà per tutte le piattaforme e anche per molti strumenti IoT. Quindi l'internet delle cose, tutti quegli strumenti che mandano in giro dati e non si capisce bene perché e per come. E non ho altro da aggiungere, vi ringrazio e buon ascolto. Qui vengono condivisi con dei dati. A onore del vero, in questo caso, siccome le applicazioni sono proprietarie, non sappiamo cosa venga condiviso. Nel caso del telefono, probabilmente accede alla rete per connettersi al database dello spam. Però comunque vengono condivisi questi dati ed è difficile limitarli e vedremo magari nel prosieguo come limitare questa cosa. Un'altra cosa in realtà molto interessante è quella dell'assistente vocale, che quindi Google Assistant qui, che andando nelle impostazioni sono tutti i menu un po' nascosti, che si fa un po' fatica a capire e a trovare. Anche qui semplicemente andando nell'account, quindi qua sopra, e in gestione attività, se la rete vediamo che ci assiste. Esatto. Ad esempio l'attività web delle app, quindi tutte le attività che noi facciamo nelle applicazioni vengono di default condivise, in questo caso io le ho disattivate, quindi inclusa anche la cronologia di Chrome, tutte le attività che noi svolgiamo sui siti, le app e dispositivi che utilizzano, i servizi Google, e addirittura possiamo includere, vengono incluse l'attività vocale e audio, qui, che possiamo vedere, e anche qui è molto semplice da disattivare, però è una cosa che l'utente deve fare. E deve andare nell'impostazione e disattivare.
anche la cronologia delle posizioni l'abbiamo disattivata, quindi da un lato capisco che può essere molto comoda perché nelle mappe vediamo tutti i posti dove siamo stati e quindi da quando usiamo Google Maps, e però tutti questi dati vengono monitorati appunto al fine di profilazione pubblicitaria, di creare un profilo dell'utente. Stessa cosa la cronologia di YouTube. È possibile insomma salvare tutta quanta la cronologia di navigazione, quindi tutti i video che vengono che uno vede nel corso del tempo, al fine che la piattaforma proponga dei video che secondo l'algoritmo sono più interessanti per l'utente. Questa cosa è anche comoda, ma viene fatto insomma a livello per fagocitare il più possibile l'uso da parte dell'utente, perché queste applicazioni vivono dei dati dell'utente e del tempo che noi dedichiamo e siamo in questa applicazione. Stessa cosa, anche qui ci sono gli annunci personalizzati che è possibile disabilitare, e oppure gli annunci dei partner, e tutte cose che non è complesso, ma sono un po' nascoste, un po' difficili insomma da trovare, e non è così semplice disattivare. E sono una prima diciamo difesa, una prima mossa che uno può fare per limitare comunque il tracciamento e la fuoriuscita dei dati dal proprio smartphone. Interessante anche a livello di, come abbiamo visto prima, di cronologia delle posizioni. Se noi andiamo nelle impostazioni, ok, quindi in geolocalizzazione, anche la scansione delle reti Wi-Fi e Bluetooth, si può, di solito è attiva il fatto che le applicazioni e i servizi possono continuamente ricercare reti wireless, insomma, per connettersi, e quindi anche se il Wi-Fi è disattivato, e anche questa impostazione è disattivabile in maniera molto 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 semplice. E, okay, le stesse impostazioni che abbiamo visto prima, quindi quelle di gestione del proprio account, si possono raggiungere in maniera altrettanto semplice, quindi qui andando in Google nella gestione del proprio account. Anche qui troviamo un'altra cosa interessante, l'utilizzo dei dati condivisi, quindi qui vediamo che in questo sottomenu, che anche qui è tutto diviso, quindi è tutto un po' complesso, vediamo che noi stiamo consentendo in questo momento a queste applicazioni qui, nello specifico quindi Chrome e Contatti, di inviare dati a Google, e semplicemente facendo così possiamo disattivare questa cosa. Quindi non è diciamo eccessivamente complesso, ma è una cosa che l'utente deve fare, e, mentre vediamo che alcune applicazioni che abbiamo parlato anche nei talk precedenti, come ad esempio questa applicazione, questa suite qui, che è scaricabile su F-Droid, che è uno store alternativo di applicazioni libere e open, che sono appunto libere e open source, vediamo che diversamente da ad esempio questa qui, l'applicazione Galleria, per quanto funzioni tutto e funziona molto bene, vediamo che non condivide nessun dato, appunto perché la galleria fa solo da galleria. Diversamente, se noi proviamo ad accedere a Google Photo, che ho qui, vediamo se mi aiuta. Ok, vediamo se mi fa andare nelle impostazioni. Ok, noi vediamo che se io vado nelle impostazioni, in privacy, vediamo che appunto anche a livello di posizione di posizione vengono stimate le posizioni mancanti, perché vengono analizzate le foto. E una cosa interessante, in questo caso qui, in questo specifico telefono che viene condiviso, questo qui è un telefono diciamo di qualche anno fa, un po' datato, e nei nuovi telefoni di Google, quindi i nuovi Pixel, che usano i processori Tensor, che sono molto focalizzati sull'intelligenza artificiale, quindi le foto, i video, appunto per essere migliorati, essere editati in maniera semplice, vengono inviati ai server di Google, e questi dopo danno una risposta insomma in base alla volontà dell'utente. Si dice insomma in questo caso l'IA ad esempio è on cloud, perché tutte
le operazioni vengono processate a livello di server e non, l'utente non ne ha il controllo. E su altri telefoni, invece, come ad esempio nei Samsung, gli ultimi, l'IA è on cloud, è on device, e quindi gran parte delle cose vengono svolte a livello appunto locale, e quindi in questo, anche in questo caso orientato alla privacy. L'ultima cosa, poi do la parola a Giovanni, se no parlo, mi dilungo troppo. Vediamo che un'altra cosa, anche in Chrome tantissimi dati vengono condivisi e sincronizzati di default. Io in realtà ho già disattivato, andando semplicemente nelle impostazioni, in sincronizzazione, vediamo che se io l'attivo, di default viene sincronizzato tutto, quindi indirizzi che vengono salvati, preferiti, metodi di pagamento, cronologia, password, schede aperte, eccetera. Io questa cosa, appunto, posso disattivare quello che non mi interessa, oppure non attivare la sincronizzazione, come in questo caso non è attiva, e quindi evitare che vengano condivisi questi dati, e cercare di avere almeno quanto più il controllo di questi. Successivamente magari vediamo anche alcuni metodi per appunto capire che dati vengono condivisi, quali app hanno o meno traccianti, e quindi condividono maggiormente dati, ma per adesso do la parola a Giovanni. Grazie, grazie Davide, e no, grazie soprattutto per l'invito stasera, sono veramente orgoglioso di essere socio del Pordenone Linux User Group, e spero che ci sarà occasione per rivederci di persona, anche se sono un po' lontano. No, grazie per questa illustrazione pratica della capacità dello smartphone di tracciare. E come potete immaginare, noi giuristi, ma soprattutto il garante per la protezione dei dati, i garanti un po' in tutto il mondo, si sono preoccupati di questa evoluzione dello smartphone come uno degli strumenti più importanti per tracciare le persone e tracciare le attività. Partiamo però da una premessa, che gli indici dell'Unione Europea, gli ultimi indici DESI dell'Unione Europea sull'alfabetizzazione informatica delle persone, hanno detto che almeno il 52% in Europa di persone tra i 14 e i 70 anni non hanno competenze di base tecnologiche. Quindi quelle cose che ha fatto vedere Davide prima, di anche semplicemente configurare il telefono o le app per renderlo meno invasivo nei confronti della privacy, sappiate che per almeno il 50% delle persone che non hanno ovviamente le vostre competenze, perché in un Linux User Group è facile trovare, no, persone con grandi competenze informatiche, sono già complicate. Allora i garanti per la protezione dei dati si sono sentiti in dovere di intervenire. Il diritto interviene di solito quando vede delle minacce, no? E vi vorrei parlare innanzitutto, poi parleremo di quello che volete, però vi vorrei parlare di due provvedimenti del garante italiano che sono molto interessanti, anche se semplici. Uno ha riguardato tutte le funzioni degli smartphone, delle app e dei braccialetti che servono per monitorare la salute delle persone, ossia tutte le... i dispositivi e le app cosiddetti fitness tracker, cioè che insomma controllano il nostro stato di salute, che sono, come sapete, aumentati tantissimo e sono diventati di grande utilizzo negli ultimi anni. E un secondo intervento del garante italiano è su il principio di passive listening di questi dispositivi, di ascolto passivo, e il garante italiano ha preso di mira gli smart assistant. Un paio d'anni fa, quando c'era stata un po' la moda, 2 o 3 anni fa anche per Natale, di regalare gli smart assistant, allora tenete presente che la capacità di ascolto passivo dei dispositivi, dei telefoni, di Siri, degli smart assistant è interessantissima per i giuristi. C'è stato un caso in Florida di un omicidio che è avvenuto in un appartamento. Alla mattina hanno trovato una ragazza morta e il fidanzato ha detto che la ragazza era morta cadendo in casa e colpendo un camino, i ferri del camino ad esempio, ma i vicini hanno detto che avevano sentito una lite o altro, e quindi l'hanno detto agli investigatori. Gli investigatori hanno visto che c'era uno smart assistant in soggiorno e hanno chiesto a Google di ottenere la registrazione dell'ascolto passivo dello smart assistant per sentire se c'era stato un litigio. Quindi sono due le parti che mi interessano, anche venendo un po' a quello che ha detto Davide. I sensori, li chiamerei così, nel telefono, che tengono sotto controllo la nostra salute, e l'assistente digitale. Allora, il garante ha detto che
tutte le app, i dispositivi, i braccialetti, gli orologi che comunicano tra di loro come fitness tracker sono molto interessanti per il garante, perché rilevano degli aspetti che nella tradizione della privacy vengono detti sensibili. Cosa sono i dati sensibili? Sono i dati relativi ad esempio alla nostra salute o alle abitudini sessuali o alle opinioni politiche, che nella storia sono sempre stati più protetti perché sono molto utili per condizionare una persona, addirittura per ricattarla o per ucciderla. Allora, pensate a un'app di un telefonino come quello che vi ha fatto vedere Davide, che rilevi i passi che fate, la distanza percorsa in bicicletta, le calorie che consumate durante una determinata attività fisica, e che magari intervengono anche su dei parametri dello stato psicofisico, quindi registrano il vostro battito cardiaco, la pressione sanguigna, il livello di stress, le ore che avete dormito, la quantità di acqua che avete bevuto, l'idratazione, il peso, le calorie, anche il tipo di cibo che mangiate. Allora, quando un garante per la privacy viene a sapere che un telefonino è così invasivo, dice: va bene mantenere un buono stato di forma, sapete che è fondamentale, no? Anche essere, migliorare le proprie performance sportive. Però il garante dice, e qui vengo al motivo del nostro incontro, ricordatevi che lo strumento che vi ha fatto vedere Davide prima raggiunge tre obiettivi che vanno sempre tenuti sotto controllo dal punto di vista della protezione dei dati. Il primo è che è un dispositivo, lo diceva prima anche Davide, che è in grado di raccogliere moltissimi dati, anche di natura sensibile, legati alla privacy di una persona, cioè legati allo stato psicofisico e di salute. Ora, finché questi dati rimangono nostri, non c'è nessun problema. A noi fa piacere sapere, no, la nostra pressione. Ma pressione sanguigna. Ma pensate quando questi dati vengono trasmessi a terzi senza che noi lo sappiamo, con le modalità che ha fatto vedere Davide, cioè la comunicazione con dei server per delle finalità che noi non conosciamo, ossia non sappiamo come saranno trattati. Che ne so, l'app segnala che abbiamo bisogno di idratazione, che beviamo poca acqua, e ci arriva una pubblicità per posta elettronica via SMS di un integratore. E uno dice: com'è successo? Beh, è l'app che ha comunicato quel dato. Se a questo aggiungete la possibilità di geolocalizzare, Davide ha fatto vedere come, o farà vedere come si disattivano sistemi di geolocalizzazione, ma non tutti lo sanno fare, no? Se in più vi geolocalizzano e tracciano la vostra posizione, uniscono e gli spostamenti questi due elementi. Questa è la prima minaccia. La seconda minaccia, dice il garante, ormai questi dispositivi che tracciano i nostri dati sono integrati nell'internet delle cose, cioè scambiano dati e dialogano con tanti altri strumenti che noi abbiamo attorno, il personal computer, lo smartphone, l'automobile, e questo aumenta in maniera esponenziale la possibilità di trattare e diffondere i dati, sempre con finalità e con modi e di cui noi non siamo consapevoli. E immaginatevi ad esempio il fitness tracker, che non solo raccoglie i vostri dati dal vostro corpo, ma li raccoglie anche dal computer, dallo smartphone e da altre app cui è interconnesso. E il terzo elemento, dice il garante, e lo diceva prima anche Davide, tutte queste app hanno una spiccata vocazione social, mi verrebbe da dire, cioè non sono pensate per stare soltanto nel telefonino. Ma quando Davide parlava di tracciatori, no? Il problema è che sono proprio pensate anche per condividere i dati, gli obiettivi, le sfide. Pensate soltanto all'uso del tracker che tiene traccia dei vostri passi o delle corse in un'ottica di sfida, no? Con altri utenti. Allora, molti, secondo me, per iniziare a porre alcuni problemi, molti utenti non sono neanche a conoscenza di questi primi tre aspetti che il garante dice sono i primi tre aspetti da conoscere per trattare correttamente uno smartphone, ossia è in grado di raccogliere molti dati anche di natura sensibile e di geolocalizzarsi, ormai è tutto integrato nell'internet delle cose e c'è una comunicazione costante, in più hanno una spiccata vocazione social. Adesso mi tocca fare un po' l'avvocato, perché vi tocca. Cosa dice il garante? Come può un cittadino medio, no, un utente medio, difendersi da dispositivi che sono così complicati? Poi Davide vi farà vedere delle funzioni ulteriori ancora più complicate. Allora, adesso vi dirò una cosa per cui mi odierete sicuramente, però il garante dice: leggete bene l'informativa
di ogni app. Noi giuristi diciamo scherzando che l'informativa è quella serie di parole o di lettere che voi cliccate ok oppure letta oppure la scorrete fino in fondo e non viene mai letta. Guardate, allora non voglio dirvi che l'informativa sia una lettura particolarmente appassionante come un romanzo russo o come un thriller, però l'informativa è proprio pensata da un punto di vista normativo per dirvi prima di usare quell'app o quel servizio quanti e quali dati verranno raccolti su di voi e come verranno utilizzati. Quindi lo so che uno dice che palle leggermi tutta l'informativa, tutto questo testo, poi spesso è un testo anche molto in legalese, no? Cioè molto non facile da comprendere, ma in quel testo, se lo leggete con attenzione, voi trovate tre informazioni che sono fondamentali. Chi tratterà i vostri dati, cioè dove vanno i vostri dati e con quali finalità, cioè per quale motivo. Per quanto tempo verranno conservati i dati personali che vi riguardano, cioè se rimarranno in eterno per un certo periodo, se verranno cancellati e se possono essere condivisi con terze parti, cioè se i dati vengono mandati a terze parti, ad altri soggetti, ad esempio per finalità commerciali. Ecco che allora, e poi ripasso la parola a Davide o ad Alain per un'altra parentesi tecnica per qualche dubbio, ecco che allora il primo passo da fare, poi ne vedremo altri dopo, dopo vi parlerò di minimizzazione del trattamento, però è leggere l'informativa e l'informativa dovrebbe sempre essere disponibile o nella confezione del dispositivo, o se è un'app nella prima schermata che vedete prima di usare l'app, o se è un sistema operativo collegata a ogni singola app che state per usare. Quindi è come se l'informativa dovesse diventare una lettura automatica prima di usare qualsiasi servizio, perché Davide vi ha fatto vedere molto bene, avete visto come si interviene dopo. Cioè Davide è andato dentro le app e ha fatto vedere come le potete configurare per abbassare o meno il vostro livello di invasività o alzare o meno la vostra privacy. Ma prima ancora di aprire un sistema operativo, avviarlo, installare delle app, l'informativa è quella che prima vi dice come i dati saranno trattati. Uno può decidere, ad esempio, una volta letta l'informativa, di non utilizzare quell'app, perché magari non va bene che un'app apparentemente banale che controlli il ciclo ormonale di una donna venga mandata a una società che produce test di gravidanza, vi faccio un esempio, o a una società o a un datore di lavoro che quindi controlla lo stato di gravidanza eventuale di una persona. Ora capite che quando si parla di dati sensibili e di dati relativi alla persona, la condivisione di quelle informazioni dovrebbe essere fermata. Se non si legge l'informativa, e questa è la prima regola che do, stasera ne darò molte probabilmente, prima regola, se non si legge l'informativa, il trattamento dei dati è oscuro, non lo potete sapere. E quindi lo so che è noioso, lo so che spesso le informative sono tradotte dall'inglese, a volte anche male, avete visto in italiano, però uno va a cercare immediatamente nell'informativa dove vanno i miei dati, a chi, per quali motivi e per quanto tempo sono conservati. Dopo, usando gli strumenti che ha indicato Davide, voi potete comunque ulteriormente limitare il tracciamento, il trasferimento dei dati, ma prima, secondo me, l'aspetto informativo, anche se non è tecnico, ma è formale, è molto importante. Grazie. Come diceva Giovanni, infatti io, nel mio intervento di prima, era più finalizzato a come intervenire dopo che l'utente ha dato tutte quante le conferme. Infatti, solitamente quando viene comprato un telefono viene chiesto la registrazione di un nuovo account Google oppure di utilizzare uno di quello già in possesso dell'utente. E solitamente appunto si viene cliccato avanti ok senza neanche leggere. E come diceva Giovanni, una cosa molto importante sarebbe quantomeno dare una letta e capire appunto tutti i dati permessi che noi stiamo dando alle varie applicazioni. Nei talk precedenti noi abbiamo parlato per esempio di F-Droid, che è uno store di applicazioni libere e gratuite che non hanno traccianti. Queste applicazioni qui che noi vediamo nella home page, quindi queste, sono appunto tutte applicazioni che sono state scaricate all'interno di quello store e sono applicazioni libere e sicure. Giusto per dare l'idea dei dati che possono essere trasmessi dal telefono, se io adesso chiudo tutte quante le applicazioni che avevo aperto,
iniziamo tutto e vediamo che appunto, ups, così se la chiuse, vediamo la mano, vediamo che non c'è più nulla di aperto. Questa applicazione qui permette di registrare il traffico che viene generato dal dispositivo quando viene connesso alla rete, come è in questo momento. Io clicco avvia, quindi apertura, ok, e vediamo che senza che io faccia niente vengono comunque già inviati dei dati, e semplicemente girando qui vediamo che appunto sono dati relativi ai servizi di Google che appunto condividono dati nonostante noi non stiamo facendo assolutamente nulla e nessuna applicazione sia aperta. Questa applicazione è semplicissima da scaricare e è giusto per farci un'idea. In questo caso, in questo telefono non c'è configurato molto, molto, però abbiamo già visto che senza far niente quante cose vengono condivise. Se io per esempio apro YouTube Music, una applicazione X, vediamo già, tornando qui, che appunto un sacco di dati, un sacco di connessioni vengono fatte. Alcune sono anche lecite, cioè nel senso, per utilizzare YouTube io devo comunque collegarmi ai server di YouTube, ma vediamo che ci sono anche alcune connessioni legate ad esempio alla pubblicità, agli ADS, eccetera. In questo caso mai non sta neanche caricando, ok. E questa cosa qui è molto utile per farsi un'idea di che applicazioni sto utilizzando e che dati condividono. Ad esempio qui, non so se si riesce ad apprezzare, sì, vediamo appunto che sono utilizzati tutti per fini statistici, per fini pubblicitari, come dicevo prima, e sempre per creare il profilo di un utente e quindi profilarlo e sempre a fini commerciali. Un'altra applicazione che in realtà è simile, ma che ci permette di fare cose in più, questa qui semplicemente ci mostra che cosa viene condiviso. Quindi io chiudo un attimo questa applicazione qui, che non ci serve più adesso. C'è quest'altra applicazione che si chiama Tracker Control, questa qui rossa, che permette di fare tantissime cose. Allora, se io la apro, la clicco, adesso che si carica, ok, l'attivo, verrà creata una sorta di VPN, e ne abbiamo parlato nel talk 3, se non erro, comunque uno dei back talk, e i video saranno linkati. Vediamo... questa applicazione quindi crea una sorta di VPN e filtra il traffico, quindi permette soltanto alle applicazioni che vogliamo noi di andare in rete. Ad esempio, se io bloccassi Chrome, semplicemente cliccando qui, in questo caso noi abbiamo bloccato l'accesso alla rete, quindi se io apro Chrome, okay, sempre rete permettendo perché magari okay, non carica. Non carica perché questo è stato bloccato da questa applicazione qui. Questa applicazione non permette soltanto di bloccare, quindi diciamo la connettività dell'applicazione, ma permette di scendere in maniera molto più granulare, di fare decisamente cose più interessanti. Quindi io guardo ad esempio Chrome, vediamo che, perché ho fatto delle prove prima, aprendola, semplicemente aprendola, perché tutti questi venivano contattati, insomma, tutti questi servizi, tutte queste pagine, e io posso, volendo, bloccarne, selezionarle, bloccarle e quindi dire no, queste cose qui non le voglio, non voglio che vengano condivise. Infatti, adesso facciamo una prova. Io, come abbiamo visto, consento a Chrome la navigazione, sempre permettendo, ok, vediamo che infatti è caricato istantaneamente una pagina casuale. Se io vado su un sito, adesso non è per, ma non so, proviamo a scrivere così, oddio, ok, una parola proprio a caso, ok, e semplicemente navigando un po', esatto, andando per esempio sul Corriere, sul sito come sul dizionario. Adesso, tornando all'applicazione, appena la pagina carica, vediamo tutti i dati e tutti i server che sono stati contattati, che non sono sempre legati al servizio di cui stiamo fruendo. Quindi in questo caso un sito che ci dovrebbe fornire appunto un dizionario di vocaboli.
ma a volte vengono contattati servizi di terze parti che servono appunto a fini di profilazione dell'utente. Ti vediamo, ovviamente rete permettendo, perché ok, vediamo già 6 aziende che sono state contattate e noi vediamo che appunto c'è Amazon, ok, quindi altre legate alla pubblicità, eccetera. Vediamo tutte queste cose qui, Oracle, Nielsen, eccetera, eccetera, sono tutti traccianti di terze parti che con altri tipi di browser più sicuri, diversamente da Chrome, è possibile bloccare. Interessante, sempre all'interno di questa applicazione, è che ci fa vedere appunto anche i paesi dove questi dati vengono condivisi, sempre se carica. E qui di solito dovrebbe apparire una mappa appunto di tutti i dati che sono stati condivisi e soprattutto in quale paese, così che uno può farsi un'idea, quantomeno magari anche generica, non perfetta e precisa, però di dove questi dati vengono inviati. Vediamo se da qualche altro, ok, adesso vabbè, non carica, quindi non c'è problema. E quindi abbiamo visto che con questa applicazione io posso bloccare, come dicevamo prima, ad esempio io voglio che questi traccianti o questi servizi non vengano contattati, io semplicemente clicco blocca, posso dire no, Amazon lo voglio o Google e consentire in base all'utilizzo che mi serve. E questa cosa qui è molto semplice, chiunque può fare, l'applicazione è gratuita e si trova su F-Droid, che appunto di cui abbiamo già parlato negli altri talk. Un'altra cosa molto interessante è quest'altra applicazione qui, che si chiama Exodus, che permette di verificare effettivamente quanti permessi un'applicazione ha, e quindi il rosso vuol dire tanti, molto grave diciamo, e quanti traccianti questa applicazione contiene. Uno potrebbe anche domandarsi, ad esempio nel caso dell'assistente che abbiamo visto prima, 0 traccianti, dice, beh, sono veramente pochi, quindi è un'ottima app. In realtà abbiamo visto che il metro di quanti traccianti un'applicazione contiene è sì valido, ma non è l'unico, perché appunto tutte le applicazioni di Google tracciano tramite i servizi di Google, quindi non è necessario che l'applicazione in sé sia piena di traccianti, appunto perché è il sistema stesso a tracciare l'utente e tutto l'ecosistema. Questa applicazione comunque può dare un'idea di che applicazione abbiamo sul nostro telefono, cosa stiamo utilizzando, e ad esempio qua possiamo vedere applicazioni di sistema, alcune con più o meno traccianti, più o meno permessi. Un altro modo interessante, che adesso mi volevo anche ricollegare a quello che ci diceva prima Giovanni, è questo qui, ok, la rete è tornata, questo Aurora Store. Aurora Store è un front-end, un client alternativo per accedere in maniera anonima, oppure utilizzando un account se uno possiede al Play Store, in maniera del tutto legalissima. Adesso vediamo se con la rete funziona, se no cambiamo rete. Ok, giusto per fare vedere, io posso semplicemente scaricare Instagram, vediamo che un'applicazione che social che usano tantissimi, vediamo che qui ci dice quanti traccianti questa applicazione contiene, e non solo ci dice quanti, ma ci mostra anche quali, quindi chiaramente ovviamente le di Facebook eccetera, ma anche Google Analytics, ed è una cosa comunque interessante. È molto utile per farsi un'idea di cosa noi stiamo andando a installare sul nostro telefono, per quanto sommaria, per quanto appunto è sempre bene leggere l'informativa, capire anche cosa viene condiviso, però già qui possiamo farci un'idea in maniera molto semplice di cosa stiamo andando a installare. Per esempio, Wallapop, un'altra applicazione che viene molto utilizzata, vediamo che ne ha addirittura 24, che sono tantissimi. Vediamo, alcuni sono magari legati alla telemetria per aiutare gli sviluppatori a migliorare l'applicazione, ma la maggior parte di questi qui sono tutti appunto a fine pubblicitario, a fine di tracciamento. Vediamo addirittura quanto viene condiviso, cioè ce ne sono veramente tanti. Come diceva anche le app di dating, come Tinder ad esempio, che quindi, vediamo se riesco a scrivere, ok, che quindi si legano proprio alla sfera privata dell'utente, a sui affetti eccetera, insomma agli incontri, alla socialità proprio, anche questa comunque ne tiene 13, che sono comunque veramente un sacco.
e quindi uno semplicemente iscrivendosi, semplicemente usandola, viene tracciato da tutti questi partner terzi che appunto vivono di questi dati e tutte queste cose che vengono condivise. Una nota un po' dolente in realtà è che non soltanto applicazioni di questo tipo, dal quale magari potremmo anche aspettarcelo, eccetera, ma anche in realtà applicazioni come quelle della pubblica amministrazione, tipo io, che comunque ne contengono addirittura tre, che per quanto non siano tantissimi, comunque ad esempio c'è sempre Google, e anche questa cosa qui era stata, se non sbaglio, e poi magari Giovanni mi corregge, segnalata anche dal garante, qualche anno fa, l'anno scorso, adesso io non mi ricordo, però vediamo appunto che è un'app che non dovrebbe averne, perché appunto è un servizio pubblico che riguarda tutti i dati di tutti, eppure ne ha addirittura tre, e non soltanto l'app io, ma anche l'app dello Speed, per dire. Ok. È proprio, diciamo, anche questa, ne contiene sempre tre, addirittura di Adobe, Experience Cloud, che uno dice, boh, vabbè, e sono tutti dati che vengono condivisi, del quale l'utente è assolutamente ignaro, e nel quale l'unico modo, diciamo, un po' per limitarne, perché sono applicazioni della quale non è che non si possono utilizzare, perché lo Speed serve appunto per accedere ai servizi così, ma si possono limitare ad esempio attraverso tracker control, oppure nei talk precedenti abbiamo parlato di tante altre cose che ci aiutano a limitare questo tracciamento e questa fuga dei dati dal proprio dispositivo. Un'altra cosa, e poi passo di nuovo la parola a Giovanni, che secondo me è importante e a volte non ci si fa troppo caso, non si fa troppa attenzione, sono le autorizzazioni che vengono date alle applicazioni. Infatti se io vado sempre appunto nelle impostazioni del telefono, che diciamo come è organizzato la struttura dell'app è molto simile in tutti i telefoni, anche se può variare in base al vendor. Se noi andiamo qui in app e notifiche, e in autorizzazioni, qui vediamo una sorta di dashboard, una sorta di pannello di controllo nella quale vengono elencate in maniera semplice le applicazioni che hanno accesso a questi sensori. Quindi ad esempio in questo caso io posso vedere che attività fisica ha accesso a benessere digitale e Maps. Maps, uno può dire, ha senso o non ha senso, e l'utente in questo caso può essere consapevole delle applicazioni che hanno accesso a questi dati, quindi a questi sensori, ai dati che questi sensori registrano e vengono condivisi. Semplicemente uno può dire rifiuta, e in questo caso appunto evitare che questi dati vengano, questi sensori e i dati di questi sensori vengano utilizzati dalle applicazioni. Per esempio un'altra cosa è il microfono, vediamo che alcune applicazioni, per esempio la fotocamera, è normale, perché se io registro un video l'audio voglio che venga sentito, o l'applicazione del telefono, perché se io chiamo voglio che l'altro interlocutore mi senta. Però posso dire l'app messaggi, dove mando solo SMS, magari vorrei che non avesse accesso al microfono, e quindi posso dire chiedimelo sempre, consenti solo se in uso, oppure rifiutare. In questo caso posso rifiutare, lui mi dice che potrebbe qualche funzionalità non funzionare come il previsto, però se l'applicazione funziona e dobbiamo mandare solo messaggi non c'è questo problema. E insomma, questa dashboard è molto utile appunto per rendersi più consapevoli. Grazie, vai Giovanni. Grazie Alain e grazie Davide per avermi dato ulteriori spunti di questioni giuridiche. Allora, il garante italiano, dopo aver raccomandato la lettura dell'informativa, che abbiamo detto è il primo passo, diciamo, indispensabile per poter garantire anche un minimo di controllo dei nostri dati, il secondo passo lo fa un po' più tecnico e riprende molte delle cose che ha detto Davide prima. Il nostro garante lo chiama minimizzazione del trattamento dei dati, ossia il principio di minimizzazione del trattamento, che è molto importante, dice una cosa molto semplice. Il garante dice: cari utenti di sistemi Android, Apple, iPhone, quello che volete, perché non verificate quali e quanti dati sono assolutamente indispensabili per il funzionamento dell'app o del dispositivo di monitoraggio della salute che voi utilizzate, e scegliete con cura quelli da attivare
e quelli da disattivare. Voglio dire, se non è necessario rilevare il battito cardiaco, perché magari uno non è uno sportivo o non ha determinate patologie, ma semplicemente vuole tenere traccia della durata della seduta in bicicletta, della seduta di corsa, elimina, cioè comincia a chiudere tutti i rubinetti che raccolgono dati. Il garante, ad esempio, consiglia di disattivare tutte quelle funzioni che non sono pensate per una comune attività di fitness domestica, no? Non professionistica, che ne so, il monitoraggio del sonno, la tenuta delle calorie, i pasti, che sono più cose da atleti o altro. Ecco, già dice il garante, già in questo step di scegliere che cosa l'app può vedere di noi, cioè quello che serve, minimizzazione, è già un ottimo punto di partenza. Secondo punto che dice il garante, quando installate un'app di qualsiasi tipo, Davide ha fatto l'esempio anche di app di appuntamenti, ma pensiamo a un'app di monitoraggio delle prestazioni sportive, pensate, il garante privacy che lo dice, perché fornite tutti quei dati personali all'app? Fornite soltanto i dati strettamente necessari per attivare il servizio. E pensate, anche in questo caso è il garante italiano che lo consiglia, se possibile usate uno pseudonimo. Allora guardate che dal punto di vista giuridico usare uno pseudonimo, un nome falso, un'utenza falsa, se voi non interagite con le persone, perché se usate un'utenza falsa per interagire con le persone, come sapete, è un reato, è la sostituzione di persona, ma se dovete installare un'app che usate voi e che sapete che condivide i dati con il cloud, con il produttore, dice il garante, ma perché dovete indicare tutti i dati veri? Il garante dice, usate uno pseudonimo. Nel caso poi l'app condividerà sui social i vostri dati, voi così limitate la possibilità che altri utenti o soggetti terzi possano identificarvi, cioè possano associare facilmente la vostra identità con, ad esempio, il vostro stato fisico, le vostre prestazioni. E questo lo chiamiamo minimizzazione dei dati. Un altro consiglio che dà il garante, che sembra che si siano parlati con Davide, perché Davide ha appena parlato delle connessioni, avete visto, il garante dice proprio cercate di tenere sotto controllo quali connessioni apre l'app, in questo caso l'app per il fitness, ma ogni tipo di app, perché le connessioni che apre comportano un'ulteriore diffusione dei nostri dati. Ma in particolare il garante dice, perché non verificate se una connessione verso l'esterno sia veramente indispensabile o meno? Se la connessione ad altri dispositivi non è indispensabile per il funzionamento dell'app così come vi serve in concreto, non concedete l'autorizzazione. Non concedetela. Guarda che non muore nessuno se quando arriva alla finestrina con scritto vuoi autorizzare l'accesso a webcam, microfono, al trasferimento di dati? No. No, no, no. Oppure se proprio dovete condividere per qualche motivo, perché magari avete sul cloud la raccolta delle informazioni della vostra app, limitate al minimo la condivisione dei dati e riguardate sull'informativa, quella di cui abbiamo parlato all'inizio, dove i dati andranno. Poi qui però dopo nella parte, tra poco rilascerò la parola a Davide, magari dal punto di vista tecnico lui lo spiegherà molto meglio di me. Il garante dice, cercate di verificare le aree del vostro telefono cui accedono le app o i vari dispositivi. Ad esempio, e il garante fa l'esempio chiaro, no? Dell'accesso ai contatti in rubrica. Davide parlava della gallery delle foto, vi ricordate prima, quindi dell'accesso alle foto. Pensate anche all'accesso alla vostra agenda, ad esempio, o l'accesso al microfono o alla webcam sono quelle che vengono in mente subito perché sono le prime richieste che vengono fatte. Ma pensate a un'app che vi accede ai contatti in rubrica, alle foto, all'agenda con i vostri appuntamenti. Ecco, il garante dice, questa è un tipo di condivisione che andrebbe limitata il più possibile. Andrebbe limitata il più possibile perché permette l'accesso a aree del telefono dove sottrarre i dati per, diciamo, è molto molto interessante. Il garante, vado un po' in conclusione, dice anche di distinguere tra che cosa l'app vede di voi e del vostro telefono e che cosa condividete sui social. Oggi vi dicevo prima, l'app è ormai integrata, cioè molto spesso spara sui social o in rete qualsiasi cosa. Ecco, andrebbero limitate le informazioni che escono dal telefono.
volontariamente o involontariamente. Prima Davide vi ha fatto vedere degli switch nelle configurazioni che vi assicuro che molte persone non sono mai andate a vedere in vita loro e magari non sanno come sono configurati. Quindi può capitare che una persona diffonda questi dati anche involontariamente, semplicemente perché non è andata a vedere le configurazioni. Quindi bisogna stare attenti quando si condividono volontariamente, cercare di limitarli, ma anche involontariamente. E questo è importante. Mi ricordo un caso, vi ricorderete, dove è stata scoperta una base militare, mi sembra in Germania, semplicemente analizzando il tragitto che faceva un soldato che alla mattina andava a fare jogging fuori dalla base, ripercorrendo il suo itinerario quadrato, e grazie a quel quadrato che faceva ogni giorno e accedendo ai suoi dati, hanno individuato, in un atto di spionaggio vero e proprio, l'esistenza di una base segreta. E pensate ad esempio alla possibilità di tracciare una persona che mette su una mappa i suoi giri in bicicletta. Poi il garante, sul finale, diciamo, e poi passo la parola a Davide di nuovo, va nell'ambito della sicurezza. Dice: lo so che la cyber security è una cosa un po' da tecnici, no? Da nerd, da informatici esperti, però purtroppo oggi bisogna, quando si usa lo smartphone e queste app, fare attenzione ai parametri di sicurezza. E quindi fare attenzione alle impostazioni delle password per accedere all'app, che siano complesse e sicure. Usare sempre delle app aggiornate, che quindi non portino avanti delle vulnerabilità. Magari mettere un'autenticazione a più fattori per evitare che terzi possano usare la nostra app e conoscere determinati dati. Anche sullo smartphone riflettere se usare VPN, sistemi antivirus, sistemi di firewall, e verificare anche in base alle recensioni di una determinata app che sia un'app sicura e comunemente utilizzata. E questo è molto importante, secondo me, perché l'attenzione alla sicurezza è un po' il corollario, no? La parte finale di questo percorso, che poi me lo dirà Davide, che è un tecnico, però secondo me il garante, per essere dei giuristi, no? Come formazione, sapete che i garanti, i quattro componenti del collegio del garante italiano sono tutti giuristi, per essere dei giuristi hanno dato, secondo me, delle questioni tecniche, e Davide è un esperto informatico, interessanti. Alla fine, e chiudo, il garante finisce con tre consigli finali. Cancellate il più possibile i vostri dati. Il garante dice: il primo, se potete, cancellate periodicamente i dati delle app, ripulite le app continuamente, la cache, i dati duplicati, tenete le app e il dispositivo pulito il più possibile, perché ovviamente meno informazioni avete sul telefono, meno rischiate. Addirittura il garante suggerisce anche: se installate un'app che vi domanda di creare un profilo sul cloud, un profilo utente, nel momento in cui disinstallate l'app, di premurarvi prima di eliminare i dati relativi al profilo utente creato in quell'app, ad esempio un videogioco. Secondo consiglio che dà il garante, questo fa un po' sorridere, ma se ci pensate non è sbagliato: se non lo usi, spegnilo. Cioè, dice: caro utente, domandati se per te è assolutamente indispensabile che il tuo telefono, il tuo smartphone, con le sue app, sia costantemente acceso e faccia un tracciamento delle attività 24 ore su 24. Spegnilo, oppure disattiva in maniera mirata i sensori che sono presenti sul tuo telefono, cioè quello che raccoglie ciò che raccoglie i dati. E l'ultimo consiglio che dà il garante: tutelate i minori quando queste app e questi smartphone riguardano i minori. Allora, voi dovete sapere che in Italia abbiamo un problema. Gli smartphone vengono oggi consegnati a minori dai 6, 7, 8 anni di età. Pensate che la fascia di età più analizzata oggi anche da noi studiosi è quella dagli 8 anni ai 13. Ecco, attenzione, perché i minori hanno un patrimonio di dati, usano queste app di cui parliamo, che però è un patrimonio di dati molto più pericoloso per loro, ma soprattutto in molti casi non sono consapevoli di questa raccolta e diffusione incontrollata dei dati. E poi alla fine il garante parla, e questo è un tema, secondo me, Davide, anche questo abbastanza interessante, il momento in cui si decide di far morire il proprio smartphone, cioè di vendere o regalare il dispositivo che utilizziamo, no?
e molto spesso, dice il garante, un'attenzione anche a una cancellazione sicura di tutti i dati che sono registrati nei dispositivi e nelle app molto spesso non viene fatta con grande cura. In particolare è molto importante nel momento in cui uno abbandona il proprio dispositivo o anche smettere di utilizzare un'app, cercare, scusate se banalizzo un po', di nascondere, di eliminare tutte le tracce tendenzialmente. Ecco, vi dicevo e chiudo, il garante sono giuristi, però quando hanno cercato di disegnare dei consigli dati alle persone normali e quando il garante è intervenuto, perché badate che in base a questi principi, prima Davide citava il garante francese con Google che è venuto un paio d'anni fa, ma anche il garante italiano è intervenuto nei confronti di diversi dispositivi o app, quando il garante è intervenuto ha applicato questi principi. In Francia il garante ha sanzionato Google per 50 milioni per Android proprio e l'installazione di Android sui telefonini, sostenendo che le informative delle varie app che compongono l'universo Android non erano chiare, ma soprattutto, udite udite, che quando voi installavate Android venivano installate automaticamente alcune funzioni di alcune app che raccoglievano i dati degli utenti senza consapevolezza. Questo in Europa, questa è una delle paure più grandi, è la paura kafkiana della macchina che controlla l'essere umano e ruba i dati. Quindi questi principi che vi ho detto, che vi possono sembrare un po' semplici, no? Vengono da dei giuristi, ma il garante li applica quotidianamente. Se il garante dovesse fare un'ispezione sullo smartphone di Davide che sta condividendo, in base al ragionamento che abbiamo fatto, sapete dove va a guardare subito? Va a verificare le informative delle app, se sono chiare, e quindi le legge per vedere se raggiungono l'obiettivo della trasparenza. Va a guardare il principio di minimizzazione del trattamento, se molte app raccolgono più dati di quelli che sono necessari per portare a buon fine quell'obiettivo, e va a guardare se ci sono attività di, scusate uso un termine forte, spionaggio nascosto da alcuni strumenti che raccolgono i dati e li trasmettono all'esterno. Quindi vedete, l'azione del giurista e l'azione del tecnico si uniscono anche in fase ispettiva e di controllo. Come diceva prima Davide, sono fioccate le multe in questi ultimi 4 anni da quando gli smartphone sono diventati particolarmente invasivi, perché hanno scoperto che il trattamento e il tracciamento dei dati delle persone è una nuova valuta, cioè ha un valore economico. Il garante cerca di contrastare un po' questa tendenza e purtroppo il problema è anche l'educazione delle persone, perché non tutti hanno la pazienza di andare, come vi ha fatto vedere Davide, a guardarsi menu per menu. Pensate, non lo fanno con i servizi sul web, con Gmail, con Facebook, con Instagram. Capite che nelle app diventa ancora meno comune, meno semplice. E ripasso la parola a Davide per continuare con l'analisi tecnica, con molto piacere. Giovanni, grazie. Un paio di spunti, come abbiamo visto prima, vediamo se la connessione di Davide adesso ci aiuterà, di vedere dove i dati, in che paesi vanno i dati. Tu fino adesso hai dato l'attenzione ai dati GDPR, quindi europei. La FISA negli Stati Uniti, Davide l'ha accennata nella prima o nel secondo incontro, ok? Ci puoi dare qualche dettaglio più, se non ci siamo già preoccupati abbastanza, aumentiamo un attimo la soglia e dormiamo male stanotte, cioè che cosa fanno loro dei dati in America? Sì, okay. Con molto piacere, cerco di, long story short, come dicono in America, cerco di compattare in 10 minuti una questione complicatissima. Allora, devi sapere che l'idea di... No, ce la dai dopo. Perdonami, credevo me l'avessi chiesto ora. Se Davide ha la connessione che funziona adesso, perfetto, vai Davide. Grazie. Allora, intanto grazie Giovanni, interessantissima la domanda di Alain. E grazie anche agli spunti che mi hai dato, Giovanni, ho cercato di descrivermi un po' tutto perché sono cose molto interessanti. Effettivamente hai ragione, nel senso che andare app per app, vedere le cose, disattivare, è comunque impegnativo e non tutti magari hanno la, diciamo, competenza o comunque il tempo di dedicare questa cosa, che comunque è molto importante. Tu prima accennavi a come non condividere tutto, dare tutte le autorizzazioni, eccetera. Infatti abbiamo visto sempre qui dalle autorizzazioni, come possiamo rivedere in maniera molto semplice, qui ad esempio del registro chiamate, come dicevi te,
oppure ad esempio avere il sensore del corpo, in questo caso non ho nessuna applicazione installata, quindi nessuna autorizzazione. È sempre bene cercare di essere consapevoli e di condividere solo quello che è estremamente necessario. Con le applicazioni magari funzionano lo stesso e non serve che abbiano accesso a tutti quanti i dati. Vediamo ad esempio quante applicazioni hanno accesso al telefono. Qui ad esempio Google Play Store uno potrebbe magari lo posso disattivare, in questo caso no perché il sistema non posso, va bene. Però ci sono molte cose sulle quali posso intervenire, posso cercare di limitare e quindi non condividere tutto, ma solo quello che è strettamente necessario. Un altro punto molto interessante che hai dato è quello di ripulire periodicamente le applicazioni, magari cancellandole nei dati, e anche questa cosa qui è molto molto semplice e in realtà se io prendo un'applicazione, in questo caso qui, sempre in informazioni, noi vediamo che spazio di attivazione in cache, noi possiamo, cliccando questo pulsante, ripristinare l'applicazione come se l'avessi appena installata. E in questo caso vediamo che non nessuna autorizzazione è più concessa e quindi l'applicazione è come se fosse allo stato di come se fosse stata appena installata. E come dicevi te, insomma, così viene ripulita, svuotata di tante cose. E poi diamo accesso solo a quello che effettivamente riteniamo necessario, solo a quello che effettivamente ci serve e che quella applicazione ci può dare. Un'altra cosa che magari non tanti sanno è che quando uno appunto acquista un telefono è pieno di applicazioni preinstallate e tendenzialmente uno si adatta a quelle che trova e utilizza quelle lì. In realtà è possibile disinstallarle, non sempre disinstallarle, ma disattivarle, quindi comunque lasciarle, diciamo, congelate all'interno del sistema in maniera piuttosto semplice. Anche qui vediamo un'applicazione di sistema, se ce la fa fare, vediamo Chrome, ad esempio, magari esatto, sempre andando nelle impostazioni, vedo che posso disattivarla. Quindi magari, come prima abbiamo detto, cancelliamo tutti i dati, e tornando qui la disattiviamo. In questo caso l'app, per quanto sia installata nel sistema, è comunque, diciamo, congelata e quindi ha accesso, non ha accesso, le autorizzazioni non sono state concesse, infatti non è neanche selezionabile, e quindi possiamo installare delle alternative che magari dopo velocemente due documenti ne facciamo. Un'altra cosa che appunto come spunto di garante molto interessante era quello che ne parlavo prima da Giovanni, era quello di quando magari dobbiamo non so, regalare o dare il nostro telefono, il nostro dispositivo a un'altra persona, è buona cosa quello di eliminare tutti i dati che sono dentro presenti, anche se anche nel caso di un familiare, eccetera, è buona cosa magari non dare il nostro account, tutte le password, eccetera, eccetera. Anche qui è sempre molto semplice, basta ripristinare il dispositivo di fabbrica, quindi vediamo qui, vediamo in ripristino, cancella tutti i dati, esatto, se lo volete fare uno non lo faccio, ma in questo caso viene cancellato, diciamo, tutto quello che è presente sul telefono, anche qui è una cosa molto molto semplice, e poi l'altro utente se lo configurerà in base, insomma, alle sue esigenze. Una cosa secondo me importante, che ne abbiamo parlato negli altri talk, è quella di cercare, se possibile, se esistono, e abbiamo visto negli altri talk che in realtà ne esistono diverse, di alternative che magari siano libere, gratuite, cioè non necessariamente gratuite, ma che siano libere e open, e che ci diano il controllo sul nostro dispositivo, quindi che siamo noi a controllare l'applicazione e che queste non condividano tutto quello che vogliamo. Faccio solo due parole, senza, insomma, cercare, senza essere troppo tecnico per annoiare. Esistono degli store alternativi alla Google Play Store, che è, insomma, quello classico che usiamo tutti, che contengono solo applicazioni libere e che non tracciano l'utente. Una di quelle più famose, vediamo adesso, no, adesso no, esatto, in questo caso qui, per esempio, che abbiamo esertato l'app, vediamo che mi fa alcune domande, eccetera, eccetera. Io in questo caso gli dico di no, che adesso non lo voglio, perché semplicemente non mi interessa in questo momento. Vediamo questo. Ok. Questo è uno store di applicazioni appunto libere che contengono un sacco di alternative
alle applicazioni proprietarie che funzionano bene e quindi danno maggior controllo all'utente. Io in realtà ne ho già installati diversi qui, adesso lo facciamo vedere perché li mandiamo agli altri talk, ma vediamo che c'è un'alternativa ad esempio a Google Foro, che può essere la galleria. Sicuramente non avrà tutte le funzionalità quindi di invio nel cloud che possiamo vedere anche qui. Quindi vediamo se andiamo. Però insomma la galleria fa la galleria, quindi semplicemente ci mostra le foto che vogliamo e poi saremo noi a occuparci di backup, di salvare le foto e eccetera eccetera. Ok, quindi in questo caso ad esempio non ho attivato il backup se volessi mantenere questa applicazione e come abbiamo visto prima all'interno di privacy vediamo che vengono raggruppati, possono essere raggruppati i volti, che è una cosa sempre di analisi di tutte le foto che ci sono all'interno del dispositivo, oppure come abbiamo detto tutte le foto hanno dei metadati, quindi a livello di posizione eccetera, e vengono stimate di quelle mancanti, perché questo, perché se dopo vengono si trovano su Google Maps, quindi l'utente ha tutta la sua storia, tutto il suo percorso, ma è sempre a fine appunto di profilazione dell'utente. Io sì, per adesso diciamo che avrei finito, non so se volevo parlare a Elena o Giovanni con la domanda. No, Davide, puoi verificare se va la connessione, vedere se si fa vedere in che paesi vanno a finire i dati, così diamo il gancio a Giovanni. Adesso funziona. Ok. Ok, esatto. Ad esempio, in questo caso qui, quindi, che abbiamo visto Aurora Store, che ne parliamo prima, che è un alternativo del Play Store, quindi se si connette al Play Store per poter scaricare le applicazioni, vediamo che ci indica che i traccianti o comunque i dati vengono richiesti da Disney, ad esempio. E quindi, tornando al discorso di prima di vabbè, Chrome l'ho disattivato, non mi importa. Per esempio, Moodle, che è un browser, abbiamo visto che ha, in questo caso, ha fatto una connessione a questo tracciante, questo è stato bloccato dall'applicazione e quindi non è stato contattato assolutamente nulla. Vediamo che nessun paese in questo modo è stato contattato perché è stato bloccato a livello applicativo. Ok, quindi io darei ancora la parola a Giovanni. Grazie, sì, grazie. Allora, molto rapidamente, la FISA. Allora, la FISA è due cose, è una normativa, ma è anche una sorta di tribunale speciale, che dopo vedremo, o organo, per consentire un'attività di sorveglianza di massa sulle comunicazioni. In particolare è un provvedimento che nasce alla fine degli anni 70, nel 1978, sull'onda dello scandalo del Watergate, che portò alle dimissioni di Nixon, e dove l'idea di spionaggio, anche l'elettorale, diventa centrale. Subirà delle modifiche, come potete immaginare, dopo l'11 settembre, quando sarà rafforzata, e se dovessi sintetizzare in pochi minuti la FISA, io mi concentrerei su quella F di FISA, che sta per straniero, foreign, ossia è un quadro normativo che consente di sorvegliare, udite udite, i cittadini stranieri da parte delle più importanti agenzie di intelligence americana, soprattutto quattro, la CIA, l'FBI, il Dipartimento di Giustizia e la famosissima NSA. Perché è una cosa eccezionale? Perché i cittadini americani non possono essere sorvegliati, diciamo, globalmente, se non passando da un tribunale con un ordine del giudice, cioè c'è una tutela del cittadino americano. Ma i cittadini stranieri che vengono individuati per motivi di intelligence, di sicurezza pubblica, come pericolosi, come potenzialmente offensivi, diciamo, e collegati all'intelligence straniera che minaccia il paese, possono essere sorvegliati. Allora, Snowden è stato il primo a rivelare con il Datagate come ci fosse una sorta di rubinetto delle agenzie americane nei più importanti provider, dove raccolgono, tipo come da un rubinetto, tutte le comunicazioni che passano attraverso i più grandi provider, penso a Facebook, facciamo un'ipotesi. Ora, immaginatevi un cittadino italiano
che si colleghi a una piattaforma nordamericana. Abbiamo il caso proprio previsto da FISA, cioè un cittadino straniero che comunica magari anche con un cittadino americano per dei motivi ritenuti di minaccia della sicurezza statunitense. Per cui vi devo dire una cosa. La FISA era nata come strumento per l'intelligence e la sicurezza nazionale, cioè per proteggere la democrazia degli Stati Uniti, ma nel tempo si è estesa anche a reati che riguardano la criminalità informatica, i crimini informatici, il traffico di droga, e poi sapete il furto tecnologico soprattutto tra Cina e Stati Uniti, cioè i segreti industriali. Quindi è una normativa che è nata per una cosa importantissima, che è l'intelligence straniera che cerca di colpire un paese, e si è estesa ad altri reati meno importanti per un certo verso e più ampi. Allora, qual è il timore? Perché sia Davide che Alain ne parlano e ne hanno sentito parlare. Il timore, ma non è provato, però c'è dubbio, è che un cittadino straniero, noi dall'Italia, dall'Europa, che dialoghino con app, piattaforme o servizi statunitensi, se la Corte della FISA, che è un organismo che approva le richieste, e la normativa prevedono che ci sia una situazione di pericolo dovuto all'intelligence straniera nei confronti degli Stati Uniti, possono chiedere l'autorizzazione, non passando da un tribunale, guardate bene, ma l'autorizzazione tramite questa legge per fare sorveglianza, viene chiamata a strascico anche delle comunicazioni. E in America questa cosa li ha fatti infuriare, ci sono molte associazioni per la tutela dei diritti civili, perché se ci pensate un attimo, un europeo che comunichi con uno statunitense e viene intercettato il flusso di comunicazioni, anche quel limite che dicevo di impossibilità di intercettare un cittadino degli Stati Uniti salta, e quindi si aggiunge nello stesso momento la possibilità di controllare le comunicazioni che vengono da fuori, ma anche l'intercettazione delle comunicazioni del cittadino americano che dialoga con una persona straniera. E questo è un esempio, arrivo a dire, il sistema di sorveglianza globale statunitense controlla anche i propri cittadini e non soltanto, diciamo, l'estero. E perché Alain diceva che c'è una contrapposizione tra GDPR ed Europa e Stati Uniti? È verissimo, perché nel momento in cui noi abbiamo avuto il regolamento europeo per la protezione dei dati, che protegge i dati degli europei, la protezione all'europea va contro questa mancanza di una garanzia di un tribunale o di una corte che verifichi la possibilità di sorvegliare. È proprio chiesto dalla normativa europea, dalla nostra tradizione, che ci sia un'autorità indipendente che controlli il trattamento dei dati. Questo ha portato, vi ricorderete, a Schrems 1, Schrems 2, cioè l'annullamento di una decisione di adeguatezza, che vuol dire i dati degli europei non potevano più andare negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti venivano considerati un luogo non sicuro. Ultimamente è stato risolto con un executive order del Presidente e un altro trattato tra Europa e Stati Uniti, ma non essendo cambiato niente, Schrems ha annunciato che ha impugnato anche questo nuovo accordo Europa-Stati Uniti. Quindi, ricapitolando, in Europa abbiamo una normativa che tutela i dati degli europei in maniera molto molto forte. Quando un europeo comunica con una piattaforma o un'app nordamericana, e perdonatemi, comunica sempre perché se Davide vi fa vedere tutte le app più importanti mandano negli Stati Uniti, c'è la possibilità che i dati di un europeo, se vengono visti come qualcosa che possa minare la sicurezza nazionale, possano essere raccolti a strascico e utilizzati per monitorarlo. Al contempo c'è il rischio che anche i dati dell'interlocutore americano coinvolto siano raccolti. Ecco perché la FISA ha sollevato polemiche fin dagli anni 70 per la mancanza di una verifica di un giudice. Polemiche dopo l'11 settembre perché una sezione ha allargato tantissimo la possibilità di applicarla, e polemiche negli ultimi 10 anni perché è palesemente in contrasto con la nostra normativa europea, che, badate bene, nel GDPR ha efficacia e si applica in tutto il mondo, perché si applica nei confronti di chiunque tratti un dato di un europeo. E quindi continua, anno dopo anno, visto che le ultime polemiche, avete visto, erano proprio di prima di Natale, del 2023, perché c'è il rinnovo costante di questa sezione che permette il controllo. E quindi il timore è che le nostre comunicazioni, comprese quelle dei cellulari, a parte che, voglio dire, le comunicazioni cellulari oggi sono comunicazioni via app, via strumenti tecnologici,
finiscano in questo calderone di sorveglianza globale senza la garanzia di un giudice che faccia da filtro e senza la garanzia che ci sia almeno un'accusa, proprio una raccolta a strascico, cioè senza criterio per proteggere la sicurezza nazionale. E questo è peculiare, particolare soltanto degli Stati Uniti, e per quello che dalle altre parti del mondo lo guardiamo con un po' di preoccupazione. Spero di essere stato abbastanza chiaro nel disegnare il quadro della FISA, insomma. Tra l'altro, Davide, se non sbaglio, gli esempi che tu facevi vedere, alla fine i dati verso l'estero vanno tutti verso gli Stati Uniti e la Cina tendenzialmente oggi, cioè le app sono molto rare le app o i servizi che abbiano un server o un centro di raccolta in Europa, quindi abbiamo il problema negli Stati Uniti di questi limiti e in Cina anche della grande attività di controllo fatta dal governo cinese. C'è stata una polemica del garante italiano molto forte nei confronti di TikTok, dove ha chiesto esplicitamente a TikTok e ai vertici di TikTok di dire se i dati gestiti da TikTok siano accessibili da parte del governo cinese. E questo è molto, molto importante, perché ci sono alcuni paesi dove il governo può accedere liberamente a dei dati anche di applicazioni, come posso dire, usate in tutto il mondo. E questo è proprio il problema del controllo anche normativo e giurisdizionale, direi, dei dati. Allora, sì, grazie Giovanni. Esattamente quello che dicevi anche tu, cioè nel senso, la maggior parte, quasi tutti i player, quelli più grossi, sono americani, quindi le applicazioni principali, quelle che vengono utilizzate, tutti i social, ma anche i browser, eccetera, condividono direttamente dati con server americani o comunque cinesi, come ad esempio se pensiamo a TikTok o altre applicazioni, che utile quindi, come abbiamo detto all'inizio, quello di cercare di capire che dati vengono condivisi. E ci sono stati comunque nel corso degli anni in Android dei miglioramenti, nel senso che inizialmente non si poteva neanche scegliere il motore di ricerca, quello predefinito era Google e basta, ed era poi l'utente che doveva quindi entrare in applicazione e cambiare tutto manualmente. Adesso, sempre per una legge europea se non sbaglio, questa cosa qui è impostabile, quindi viene proposto un pop-up inizialmente e uno può selezionare. Importante, noi abbiamo visto tutto quanto a livello di applicazione, quindi non so, i traccianti che un'applicazione, dati che un'applicazione condivide, dove finiscono e quindi come capire queste cose. È anche importante, secondo me, durante la navigazione cercare di utilizzare dei browser sicuri o, come diceva all'inizio Giovanni, dei password manager, e ne esistono di ottimi, che sono sempre liberi e open, che si trovano sempre su F-Droid, giusto per farne vedere uno. Adesso, per tutti questi dettagli comunque rimango anche i talk che abbiamo fatto, che sono comunque disponibili e visibili a chiunque. Ad esempio, vediamo se lo trovo, se lo giusto, ok, tipo Bitwarden, oppure se uno preferisce avere proprio il controllo in locale, ad esempio c'è anche KeePass, che sono tutti dei password manager, KeePass, ok, ad esempio questo qui, oppure, e questo ci permette di avere il controllo dei nostri dati. Un'altra cosa molto importante sarebbe, come accennava prima Giovanni, l'autenticazione a due fattori, che ormai è imprescindibile al giorno d'oggi, ed esistono moltissimi strumenti, sempre su F-Droid, che permettono di utilizzare l'autenticazione a due fattori, quindi avere una maggiore sicurezza del proprio account, e quindi anche prevenire magari truffe o accessi indesiderati. E queste sono tutte cose che ormai al giorno d'oggi sono, diciamo, che non tanti usano. Ho notato io, ad esempio, l'autenticazione a due fattori usata da pochissime persone, però è fondamentale ormai, proprio a livello di sicurezza e possesso del proprio account. Semplicemente ne vediamo alcune, ad esempio c'è Authenticator Pro o Aegis, che ci permettono tutte quante in maniera offline, perché l'autenticazione funziona in maniera, cioè non ha bisogno di una connessione, funziona e ci permette di avere un doppio livello di sicurezza. Anche a livello di browser si può agire, e
ad esempio utilizzando dei browser più sicuri e che sono incentrati sulla privacy, come ad esempio Mull o in generale Firefox, che come vediamo un attimo velocemente permette di aggiungere un sacco di estensioni. Vediamo se adesso riesco a caricare. Andando semplicemente, appunto, installando Mull o anche Firefox, vediamo che in componenti aggiuntivi è possibile, in questo caso ormai la connessione è un po' lenta, comunque è possibile scaricare diverse estensioni che ci aiutano magari a bloccare pubblicità, ma non soltanto la pubblicità, ma proprio i traccianti e tutti i cookie di terze parti che condividono dati e quindi entrare maggiormente in possesso del nostro telefono, di cosa usiamo, e quindi essere noi a scegliere le applicazioni che vogliamo utilizzare e non farci scegliere. Quindi in conclusione volevo dire che una cosa importante che è emersa anche dal discorso di Giovanni, che ha spiegato benissimo, è quella della consapevolezza, di essere consapevoli di cosa stiamo utilizzando, dei dati che stiamo condividendo e delle autorizzazioni che diamo al nostro telefono. E quindi la cosa che secondo me è importante che uno capisca è appunto questa, di leggere l'informativa, di non schiacciare avanti ok come spesso si fa, ma magari di avere un minimo di coscienza critica, insomma, e di capire tutto quello che viene condiviso da questi big, e che tutto quello che ci viene dato in maniera magari gratuita in realtà è gratuita perché il pagamento viene fatto in maniera differente, quindi con tutti i dati che ne condividiamo e nel modo in cui noi profiliamo e in cui veniamo profilati. Non so se tu, Giovanni, avevi qualcosa da aggiungere anche in merito a questa cosa qui. Sì, volevo aggiungere una cosa che tu ne hai parlato, però di sfuggita un po', secondo me è molto importante. Io notavo che alcuni garanti, ad esempio il garante tedesco per la privacy, stanno intervenendo con riferimento ai metadati che vengono lasciati automaticamente dagli smartphone senza spesso comunicare, ad esempio su fotografie o video. C'è questo caso veramente assurdo di un sito in Germania che vendeva, era un online marketplace di biancheria intima anche usata, cui si erano iscritte circa 760, vedevo, donne, età tra i 18 anni e i 50 anni, che dal loro smartphone si facevano le foto in biancheria intima e le caricavano nella piattaforma, e la piattaforma garantiva il 100% di anonimato in questo strano commercio, diciamo, di biancheria intima. Il garante ha scoperto, analizzando le foto, che gran parte degli smartphone erano configurati, forse all'insaputa di queste donne, con l'inserimento del GPS, quindi di latitudine e longitudine, e di altri metadati riferiti al telefono, ed era sufficiente prendere queste immagini, analizzare i metadati senza particolare competenza, per anche individuare fisicamente queste donne, magari dove abitavano o dove era stata scattata la foto. E questo è molto interessante, perché un cattivo processo di anonimizzazione, e come invece era promesso da un servizio, alla fine porta a una vulnerabilità incredibile. E lo stesso è capitato con app di dating. Tu facevi l'esempio di Tinder, anche di altre app, dove molte persone vogliono essere presenti sulle app di dating in maniera anonima. Poi ovviamente quando si perfeziona il contatto con l'altra persona si incontreranno, però molte persone... E quindi ti volevo chiedere, ma è così complicato eliminare i metadati, cioè seguire le app, quali informazioni lasciano sui dati, e cercare di creare sul proprio telefono dei contenuti che non siano in qualche modo tracciabili? Cioè, questa è stata un'ingenuità probabilmente degli utenti, o è veramente molto difficile pulire ogni traccia di informazione che l'app lascia nei contenuti che si fanno circolare? Cioè, questa era la mia curiosità. Sono due casi molto recenti dell'ultimo anno, però vedo che il garante si sta preoccupando di dati anche intimi, pensate delle foto in biancheria intima che vengono rilasciate dove si trovano i dati delle persone. Ok, grazie per la domanda. Allora, secondo me purtroppo essere anonimi e anonimizzare i dati è molto molto difficile. Non è un'applicazione, non è alla portata di tutti,
ma è una cosa che richiede molto impegno e quindi bisogna magari andare su molti settaggi, eccetera, eccetera. Nel caso di questo telefono, io ad esempio ho creato un account di test, perché non ho un account Google, e limitando tutto quanto, quindi già all'inizio lui mi dava delle proposte, quindi vuoi condividere la posizione, vuoi condividere questo, vuoi condividere l'altro, e io in quel caso lì facevo scrivere, cioè semplicemente disattivavo la cosa negavo il permesso. Tuttavia comunque alcuni dati vengono comunque condivisi, non c'è, io ad esempio ho messo una data di nascita inventata, giusto così, e anche questa cosa qui comunque aiuta a anonimizzare la mia persona, non c'è niente di me come Davide. Però comunque non è così semplice e così facile. Nei talk di questa cosa abbiamo tanto parlato, appunto, e qui è un po' diciamo, non voglio dire la soluzione, ma è un punto molto importante, quello di scegliere le alternative, che le alternative esistono, e magari non di tutto, ad esempio di un'app di dating sono quelle, e quindi purtroppo è quelle lì che bisogna utilizzare, voglio dire. Però magari, non so, un browser, utilizzare un browser che non sia Chrome, che come abbiamo visto di default condivide e profila l'utente in molti modi, quindi magari usare Firefox o altre applicazioni, cercare di utilizzare applicazioni libere che quindi funzionano in locale, abbiamo visto soluzioni per il backup, soluzioni per i contatti, e tutta questa cosa qui è molto molto, diciamo, è alla portata di tutti, quindi installare applicazioni, eccetera. Nei talk abbiamo visto anche cose avanzate, quindi ti chiudo, insomma, perché magari se no finiamo troppo sul tecnico e ormai l'ora è un po' tarda, e abbiamo e vedremo soprattutto come magari cambiare, diciamo, tra virgolette, sistema operativo, quindi ROM del proprio telefono, utilizzare delle ROM, sistemi operativi che ci diano maggiore controllo e quindi ci aiutino in questo scusate, in questa diciamo in questo percorso di anonimizzazione o di, e quindi di condividere meno dati. Mi fanno cenno dalla regia di chiudere, quindi lascio la parola ad Alain. Se non accetto l'informativa sulla privacy non posso utilizzare l'app, ma se sono costretto ad accettarla devo rinunciare a non rinunciare. Cosa posso fare in questi casi? Ok, allora la domanda che non so se hai sentito, Giovanni. No, vero? Sì, è sull'informativa, vero? Rinunciare o non rinunciare all'informativa. Ah, sì, esatto, ho sentito, perfetto. Allora, andiamo con ordine. L'informativa non si accetta o meno, cioè la legge dice che l'informativa va data all'utente e l'utente la deve leggere, essere consapevole, ma non deve dare consenso o accettazione. Quindi l'informativa è un'informazione che viene data così un utente decide se usare o meno quell'app. Molte realtà adesso hanno messo, avete visto, anche l'obbligo di accettare o leggere l'informativa e approvarla, se no non fanno andare avanti nel sito, nell'app. Questa è una modalità che i garanti stanno analizzando, perché stanno cercando di capire se è corretto o meno costringere le persone a questo consenso. Che cosa possiamo fare se l'informativa non ci piace? Tendenzialmente niente, cioè ha ragione chi ha fatto la domanda. Se noi leggiamo l'informativa e l'informativa, insomma, non ci piace perché dice che tratta i dati in un certo modo e ci costringono ad accettarla per usare l'app, l'unica cosa che noi possiamo fare è fermarci, cioè, come diceva Davide, cercare una soluzione alternativa che magari sia più rispettosa della privacy. A me piace questa cosa che nei browser, in alcune app di uso comune, si possa trovare una soluzione alternativa, come posso dire, un po' più rispettosa della privacy. Però l'informativa purtroppo è solo un obbligo di informare, non abbiamo margini di negoziazione, non possiamo negoziarla. E ho tempo, Alain, per un aneddoto di 2 minuti che mi è capitato ieri sera, che riprendo quello che ha detto Davide. Siamo in ritardo? Cioè, posso? Allora, vi racconto un minuto, un'analisi al contrario. Ieri sera una mia collega mi dice che un amico a Milano è stato investito da un monopattino, era a piedi, si è fatto molto male, e quello col monopattino è scappato. Ma lui è riuscito col suo smartphone a fotografarlo in viso e a fotografare il monopattino. In pochi minuti abbiamo preso la foto dello smartphone con il viso della persona, l'abbiamo messo in un paio di siti che, sapete, fanno un'analisi anche in profondità sui social o sui siti, al contrario, partendo dalla foto. Io in particolare ho usato PIM Eyes, che secondo me funziona molto bene, ce ne sono un paio, soprattutto a pagamento funziona bene, ma anche per provarlo. In 4 minuti siamo riusciti a comunicare alla polizia, dove lui è andato a fare denuncia,
l'identità di questa persona. Abbiamo avuto la fortuna, era un modello che lavorava a Milano, era in centro a Milano, c'erano le sue foto ovunque, in riviste, sui social o altro. In 4 minuti, al contrario, partendo da un dato, senza metadati o altro, ma con, immagino usino sistemi di riconoscimento facciale e di intelligenza artificiale, abbiamo risolto il caso. Quindi oggi lo smartphone sta diventando fondamentale per dare anche un messaggio positivo, anche in un'ottica di raccolta di testimonianza e di verifica dei fatti, come da tanti anni. E questo è un episodio che è successo ieri e mi è venuto in mente perché grazie a quello smartphone questa persona, che adesso è ricoverata in ospedale, è riuscita in un attimo a individuare la persona che gli è andata addosso in monopattino. Quindi è vero che siamo controllati, però è vero anche che può essere uno strumento utile per recuperare informazioni. Ciao, ecco. E dico, sono impressionato dalla professionalità che hai, Giovanni, perché dici delle cose terribili, riuscendo ad avere veramente una mummia. Andrea, tipo Andreotti, vuoi dire, andreottiano come approccio. Sì, rabbrividisco un po', quindi i complimenti dalla professionalità. E l'ultima domanda, più che una domanda, un'affermazione che fa Giorgio con Sala e la Passavia, e a volte si trova la stessa app. Si può scaricare o da Google Play o da F-Droid o da store alternativi. Si può dare questa informazione? Sì. Si vede? Ok. Io so, guardo mai perché ho capito che sì. Vabbè. Allora, è vero, tante, a volte succede che le applicazioni, magari quelle, perché giusto per spiegare un attimo, su F-Droid, come abbiamo più volte detto, ci sono solo applicazioni libere e open source, quindi non ci sono applicazioni proprietarie. Capita che a volte qualche sviluppatore magari decide di rilasciare la propria app sul Play Store e anche su Android. A volte è proprio identica, quindi non cambia quasi nulla, quindi se scaricarla dal Play Store, che è quindi lo store diciamo classico, ufficiale, oppure scaricarla da F-Droid. Altre volte invece, ma viene di solito segnalato, ma è la pagina GitHub, lo sviluppatore, la versione del Play Store contiene delle librerie proprietarie, qualcosa che non è completamente libero e quindi non potrebbe essere rilasciata in F-Droid, e quindi per F-Droid viene leggermente modificata, vengono eliminate, diciamo, sostituite le librerie proprietarie con librerie libere. Quindi diciamo che la risposta facile è più o meno sono la stessa cosa, solitamente così, in realtà dipende, bisogna anche dare un'occhiata. Magari però di solito è segnalato questa cosa. Ok, se Giovanni non hai altro, io chiuderei. No, volevo solo ringraziarvi perché nonostante i problemi tecnici. Mi sentite? Hai? No, volevo solo ringraziarvi perché nonostante i problemi tecnici è stata una serata comunque interessantissima e mi ha fatto davvero piacere dialogare con voi e ogni sono a disposizione. Quando volete ripetere, contattate pure su di me. Insomma. E spero che una parte di applauso sia arrivato, altrimenti lo monterò io in fase di post-produzione. No, grazie. È arrivato e vi ringrazio molto. Allora, ringraziamo. Tu ogni volta ci dici se avete bisogno chiamatemi. Io ce l'avrei già il gancio prossimo, perché è appena uscito, così faccio anche, do il gancio per un video appena uscito, non è sul nostro canale, ma è sul canale di Pordenone Pensa, con cui ha collaborato insieme al CICAP per fare Linux Day a ottobre 2023. È appena uscito il video con Paolo Tedissimo e te. E quella volta tu ci dicesti di tenere d'occhio la legge, o meglio la normativa europea che sarebbe stata in essere da lì a quel giorno per l'intelligenza artificiale. Sì. Ed era ottobre 2023. Che è in discussione ancora oggi. Ora siamo a febbraio, sappiamo che è uscita diversa roba, sappiamo anche che tu hai fatto un bel podcast a riguardo, se non erro. Sì. Sì. Molto molto ben fatto, quindi salutiamo tutti quelli che ci vedono sul video che caricheremo breve e sotto mettiamo tutti i link per seguire Giovanni, che fa dei podcast interessantissimi, lo troviamo sul canale Telegram CyberLow, dove si manda tutto ciò che fa. E ringrazio anche, voi non li vedete ma fidatevi,
ringrazio anche tutti i nostri soci, siamo 25 per questa sera in presenza. E grazie a tutti, direi basta così, rifate l'applauso che adesso c'è il microfono. Grazie Davide e grazie Giovanni. Ciao, a presto, grazie. Buona serata. Ciao, buona serata.